la bellissima relazione di perché forse anche risposta, no, delle provocazioni che avevo fatto io nella mattinata, mi ha risposto benissimo, lasciandomi anche un po' spiazzato, però dopo l'intervento di Marco io mi sentirei di sottolineare la tensione che c'è tra i tuoi interventi. Cioè, perché, ok, noi siamo qui queer in Occupy, dobbiamo fare i queer, come ci relazioniamo rispetto ai movimenti Occupy, qual è la nostra proposta, quindi reddito di autodeterminazione, non cittadinanza, questo va bene, sciopero dei generi. Però facciamo attenzione anche che queer si dice in tanti modi, e è un concetto, una categoria che è nata per essere detta in tanti modi, quindi è mobile. E quindi quando diciamo qui in Occupy, secondo me bisogna stare attenti a quali retoriche aderiamo. E secondo me la retorica del no future e quella dell'elogio del fallimento, devo dire che non la conosco bene, perché non te sei Albert, anche io non ho frequentato, anzi dopo questa assemblea sicuramente andrò a cercarmela, a leggermelo. Però l'intervento che ha fatto Marco, citando tutti insomma, questi lavori che ci sono stati fino adesso, queste riflessioni che sono state condotte prima di quella di oggi, va in tutt'altra direzione, non è il future. Cioè, questa logica, io non so, io forse il libro di Edelman non l'ho capito bene, ci tornerò, l'ho letto, ce lo voglio scrivere, non so chi l'abbia capito, ma io probabilmente no. Però, cioè nel senso, secondo me nella rivendicazione del reddito di autodeterminazione non c'è un cucchio di soldi per cui bene, vada tutto al diavolo, che è fallito tutto, dateci i soldi adesso e chi se ne frega di quando invecchiamo. Almeno questa non è la mia prospettiva, ma non è neanche, penso, quella di un pensiero che rivendica un reddito di autodeterminazione per un'autodeterminazione, che non è una logica del no future, è un'altra cosa, è una logica anche molto vitale della possibilità di progettare un'esistenza, svincolandola dai vincoli che sono già dati qui e ora. Quindi insomma, almeno volevo sottolineare questa, forse è un intervento un po' astratto, teorico, che c'entra poco con la tematizzazione insomma, della seconda parte della giornata di oggi. Però secondo me bisogna anche stare attenti agli slogan che poi scegliamo. Quindi se mi spiegate bene l'Alvestan, se c'è un momento, se no c'è un'altra sede. Però insomma, almeno pensiamo che autodeterminazione e no future sono due cose In modo differenti. complementari, cioè siano una tensione, proprio la tensione su cui siamo adesso, cioè fin dove si spinge un certo ambito di analisi che identifichiamo nel movimento che ha lavorato finora sul reddito di autodeterminazione, e dall'altra la prospettiva che viene invece dalla genealogia del femminismo radicale. Cioè, questa tensione, allora io cerco di lavorare produttivamente su questo punto di struttura, di congiunzione, di concatenamento, no? Rispetto al no future, diciamo, il reddito di autodeterminazione non è il no future, ma il no future per me non è neanche il nichilismo, la pulsione di morte. Cioè, diciamo, per me Edelman mi serve, e lo dicevamo anche a pranzo, insomma, mi serve per trovare il punto, prima che arrivassi tu, a parlare di cipollega. E di marmellata. Mi serve come punto di rottura di una temporalità riproduttiva e diciamo, di un futurismo riproduttivo ed eteronormativo. Mi serve per individuare il punto di rottura. Dopodiché la temporalità che emerge non è che è una temporalità non future, nel senso che non si proietta, diciamo, non riproduce l'esistente, ma non è detto che non produca qualcosa, cioè non è la morte. Produrrà altro,
E in questo senso anche Halberstam, anch'io parzialmente diciamo ho letto la parte che è disponibile, non ho letto il libro adesso che è uscito adesso, però anche lì il discorso dell'arte del fallimento per me è fondamentale, perché rispetto all'interiorizzazione del valore dell'etica del capitale mi serve l'arte del fallimento. Nel senso che se io misuro il valore della mia produzione, della mia vita, della mia soggettività rispetto al canone lavorista, accademico o sociale, quindi al successo, alla performance che mi viene richiesta, o misuro la mia produzione intellettuale rispetto all'accademia o alle selezioni, diciamo, del sapere imposte, ovviamente misuro il mio fallimento, e quindi se non imparo l'arte del fallimento come modalità di appunto transvalutazione rispetto all'etica del valore del capitale, ovviamente io vivo questa roba come non ce la faccio, non sono adeguato, oppure il mio sapere non è credibile, non è sostenibile, non è valido, non è validabile, e quindi arrivo appunto al suicidio, arrivo a comunque a svalorizzare il percorso che faccio. Invece l'arte del fallimento mi serve proprio per operare questo ribaltamento e dire no, quello che noi produciamo non è misurabile in termini normativi, e però produce un altro valore. Darci, diciamo, collettivamente degli strumenti di valorizzazione autonoma dei nostri saperi, delle nostre produzioni sociali, delle nostre vite, alla fine è esattamente quello che io cerco nell'attivismo politico, cioè nella mia costruzione di reti politiche. Non lo faccio al lavoro, non lo faccio all'università, per scelta o per costrizione, lo faccio qua. E quindi e questo, vabbè, per rispondere a questo punto sul reddito, appunto sull'autodeterminazione, è proprio questo. Il dispositivo del reddito, diciamo, è vero, il reddito, la richiesta di reddito ha una sua, diciamo, dimensione riformista, no? Cioè comunque in qualche modo è sempre un tentativo di ridisegnare una redistribuzione del plusvalore oltre l'equilibrio fordista, no? Quindi preso atto che il capitale si autonomizza dal lavoro e si riproduce nella finanza, la mia contropartita non può essere più salario contro lavoro, perché non mi è sufficiente o non mi viene neanche richiesto. A quel punto io la mia vita me la gioco chiedendo una redistribuzione di questa ricchezza prodotta altrove, comunque sottratta alla cooperazione sociale, e quindi che è mia, che è sempre il lavoro vivo di cui sopra, di cui si parlava stamattina. La declinazione di reddito e autodeterminazione parla, diciamo, ai percorsi queer e femministi, nel senso che laddove tutta una serie anche di retoriche di normalizzazione sono passate attraverso l'emancipazionismo, l'integrazionismo, anche penso alla richiesta di matrimoni. Abbiamo letto insieme appunto un lavoro emerso appunto dagli occupai americani, nei quali si fa tutta un'analisi del matrimonio, della richiesta del matrimonio omosessuale, dicendo bene, allora prendiamo per buona questa cosa, cioè in una certa costruzione è chiaro che si capisce perché si chiede il matrimonio, no? Perché se il matrimonio è la forma di accesso a una serie di diritti, giustamente dico dobbiamo averli pure noi, no? Ma appunto nel momento in cui tutta una serie di appunto di presupposti, come diceva la Geri prima, sono saltati sotto, cioè non c'è questo welfare, non c'è questa dotazione di diritti,
allora io voglio la dote senza il matrimonio, cioè voglio via i soldi senza sposarmi, no? Cioè richiedo direttamente questi diritti, ma perché vengono sottati a tutti, a tutte. Allora a quel punto, in quanto frocia, io non è che ho da chiedere di essere uguale a quelle altre stanno messe peggio di me o come me a questo punto, no? Quindi sicuramente c'è una forma anche di sottile piacere nel ritrovarsi, no? Come diceva, no, nel senso che ieri sera al festival ero seduto di fianco a una personaggio stranissima che si chiamava Giulia di Varese, una trans che si prostituisce, che diceva, sì, una iattura, però diceva questa roba, no? Cioè, oh, adesso capiranno pure loro cosa vuol dire andare fuori su marciapiedi a tirarsi sul pane. Io non lo voglio fare, io lo sono costretto a fare, però adesso colgo che non sono più solo io che sono costretto a farlo. Cioè, quindi paradossalmente la condizione, diciamo, di marginalità che in qualche modo era più, che in particolare al soggetto trans, ma insomma in generale rispetto ai soggetti minoritari è già qualcosa di conosciuto, si generalizza, no? Anche questo si generalizza. E in questo senso appunto i saperi e diciamo l'arte del fallimento, e pensiamo anche alla svalutazione delle vite queer, no? Al fatto che ovviamente vengono considerate non vita molto spesso, oppure vite non degne comunque di essere vissute, per riprendere invece da Butler. Ma quella svalutazione lì adesso è generalizzata, quindi diciamo oltre il dispositivo di femminilizzazione del lavoro, che già 10 anni fa dicevamo è anche omosessualizzazione del lavoro, eccetera, la dimensione in cui siamo adesso è questa. E quindi sì, voglio i soldi subito per diciamo costruire il mio percorso di autodeterminazione, per rompere questa temporalità riproduttiva, per spezzare questa catena di diciamo sfruttamento e di estrazione di valore dal lavoro vivo e dalle vite a questo punto, no? E lo faccio in una prospettiva non nichilista, in una prospettiva di autoaffermazione, di positiva, sì, che non è Edelman, però diciamo noi usiamo i nostri, visto che siamo cattivi studenti, siamo obbligati a fare, diciamo, a ricostruire il pensiero di Edelman come il verbo, cioè lo utilizziamo, cioè io lo utilizzo per come mi serve, tradendolo in qualche modo. Il numero 3 di Codesto Precario si apre sul titolo Io non ho paura del deporto. Ecco, infatti. È in questo senso che viene usato, in questo senso che è stessa del turnaro, sì. Dire, no? Le lode del fallimento. E infatti il parallelismo tra fallimento e default, posso, cioè, addirittura arrivare ad annullarmi, cioè arrivo alla morte perché di fatto mi sento un uomo impresa fallito e a questo punto come dire, scelgo la fine di porre fine alla mia esistenza. Infatti questo parallelismo proprio diretto tra il discorso del default, del diritto al default in termini del debito pubblico, c'entra molto, cioè tradotto in termini di valore individuale è l'arte del fallimento, cioè, e in questo però diciamo le donne, diciamo i soggetti minoritari che sono abituati in qualche modo a costruire la propria autovalorizzazione su criteri di valutazione diciamo altri, a valutare, no? Cioè diciamo penso che in questo senso rientri tutta la genealogia del femminismo e la genealogia queer, proprio perché è un lavoro di rivalutazione di ciò che non ha valore in termini di, ma che potrebbe anche essere quello che ci serve adesso, cioè tutto quello che non ha valore, cioè le capacità che ancora non sono pervasivamente sussunte in qualche modo, trovare delle forme di sottrazione, trovare delle forme di negazione. In questo senso anche il discorso dello sciopero dai generi
ecoestensivo al tema dello sciopero precario, nel senso che come faccio io a sottrarre la mia soggettività, la mia attitudine relazionale, linguistica, affettiva dal lavoro? Cioè, noi ci siamo immaginati delle forme tipo, e come la rappresento, la rendo visibile, tra l'altro è anche molto difficile non pensarla come processo, come diceva Cristina prima, proprio perché non è un qualche cosa di molare che in quel giorno lì non faccio, è un qualcosa che devo sottrarre continuamente e riaccumulare altrove. Ma riaccumulare fondamentalmente sulle lotte, nel senso che in questo momento, cioè, l'altrove è il piano, è il punto di rottura, non è altro che quello. Ma infatti io prima invece, quando si parlava di no future, io ho pensato proprio a quello che dicevi tu sulla logica dell'investimento. Cioè, secondo me invece sono molto vicini i concetti in questo senso. Nel senso, questa idea di investire tempo, perché cos'è l'investimento? È una cosa che io spendo oggi, do non necessariamente soldi, ma anche tempo, energie oggi in una cosa per raccogliere i frutti domani. Cioè, è futurismo, è questa proiezione. E secondo me è proprio importante spezzare questo meccanismo, cioè è anche il motivo per cui tante mie coetanee lavorano gratis e sono contente, perché investono nel futuro, investono nel loro curriculum in attesa di un godimento che chissà quando verrà e se verrà, e intanto no. E quindi secondo me per esempio io penso che veramente andrebbero aboliti dal nostro linguaggio termini come futuro, i giovani, un'altra cosa, i giovani, cioè, quest'idea che i giovani non riescono a progettare il loro futuro. Allora, prima di tutto, chi sono i giovani? Nel senso, tanto rimaniamo perennemente giovani finché non abbiamo il posto fisso e una famiglia, o perlomeno una coppia tendenzialmente stabile, salvo poi che li perdiamo dopo un anno, però ogni volta pensiamo di essere diventati adulti quando abbiamo queste due cose e poi dopo ritorniamo giovani. Cioè, allora aboliamo il termine giovani, cioè basta, siamo adulti. Perché questo discorso del futuro logicamente è molto legato anche a un ideale familista che ancora rimane, cioè anche nelle forme della coppia e dell'idea di costruire una relazione, progettare anche questo progetto, un'altra parola da abolire secondo me, investimento, giovani, futuro e progetto. Facciamo che non li usiamo più, quando parliamo di reddito per l'autodeterminazione evitiamo come la peste secondo me queste parole. Cioè, perché anche nella coppia mi veniva in mente stamattina quando si parlava di mutualismo nel rapporto di coppia, che diventa una gabbia, no? È una gabbia perché si svolge fra due persone, perché noi pensiamo che sia naturale che si debba avvenire fra due. Cioè, nella mia esperienza quello che sto cercando di fare è sottrarre energie al rapporto di coppia e metterle in altre relazioni, in modo che il mutualismo non sarà più fra due, ma sarà diffuso e quindi meno pesante, si spera. E secondo me il discorso del reddito di autodeterminazione ha una potenza incredibile, cioè potrebbe essere una bomba per smontare il lavorismo da un lato, cioè dire alle persone tu ti meriti dei soldi senza lavorare, cioè può essere una bomba che ci scoppia in faccia, nel senso che però può essere invece anche una bomba che cioè, smonta proprio quest'idea che tu vali solo se lavori. Che ripeto, questo è un altro mio pallino, è quello del lavoro gratuito, cioè molta gente vuole lavorare per lavorare, non vuole lavorare per avere i soldi, cioè vogliono lavorare perché sennò la loro vita non ha senso, quindi lavorano gratis, fanno gli stage gratis, cioè. E da un lato quindi per smontare il lavorismo e dall'altro per smontare il familismo, perché un'altra cosa scandalosa è andare a dire questo reddito per l'autodeterminazione lo devono avere pure quelli che hanno i genitori ricchi. Come? I genitori ricchi? Se i tuoi genitori sono ricchi te li danno i tuoi genitori i soldi? No, cioè, perché i soldi dei miei genitori non sono i soldi miei. E quindi sì,
totalmente per il reddito. Però come diceva Bea, come hanno detto molti, cioè, stando attenti in che discorso lo inserisci. Poi sfoderiamo dopo la nostra. No, ma infatti, cioè, mi rendo perfettamente conto che non era un metodo, cioè era un metodo antifilologico quello che ho utilizzato citando il No Future di Edelman, a parte che il No Future comunque non, come dire, non è. Non c'è il copyright di Edelman su No Future, viene prima, no? Il No Future Punk, e noi ad Atlantide siamo circondati da punk, quindi diciamo che cerchiamo anche di valorizzare questo tipo di cultura, però anche per fare un esempio concreto su quello che sta succedendo, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, dove appunto lo slogan che sta circolando principalmente è quello di la liberazione queer è lotta di classe, questo per dire che appunto c'è una dislocazione delle lotte queer, delle lotte frocefemministe, proprio di nuovo, cioè sul terreno della lotta di classe, ovviamente risignificata. Credo che uno degli episodi più significativi, che poi è stato, diciamo, è stato lanciato dal gruppo, diciamo, queer che sta dentro l'Occupy di New York, e poi è stata ripresa invece dal gruppo queer dell'Occupy di Los Angeles. C'è una fortissima, diciamo, campagna contro questa grossa associazione americana che si chiama, la Human Rights Campaign, che è una specie, diciamo, di organismo che propone, diciamo, una lobby in qualche modo, che si occupa di campagne per appunto per i diritti umani, ma che in particolare ha un focus proprio sui diritti delle persone LGBT, e proprio tipicamente in un'azione di lobbismo ha deciso di premiare la Goldman Sachs, e diciamo il direttore generale della Goldman Sachs è il portavoce nazionale della campagna per i matrimoni omosessuali negli States in questo momento. Questi gruppi hanno organizzato delle azioni di contrasto, di protesta di fronte a questo tipo di scelta, proprio dicendo: ma cioè, che cosa ce ne facciamo appunto del matrimonio omosessuale, soprattutto se poi cioè uno dei principali responsabili del crack finanziario americano del 2008 è appunto simbolo, diciamo, della finanziarizzazione selvaggia dell'economia della vita, anche di conseguenza appunto non ce ne facciamo assolutamente niente. Quello che hanno messo in scena, o poi tipico sempre del diciamo delle manifestazioni lobbistiche statunitensi, sono appunto i grandi pranzi di gala per la raccolta fondi, svolti principalmente di solito in grandi hotel di lusso, e quindi quello che sono andati a mettere in scena di fronte a questo hotel di lusso, appunto a New York, dove si teneva questa raccolta fondi, è stato proprio un evento che loro hanno chiamato Guerriglia Potluck. Quindi, come dire, è vero che non dobbiamo tendere così verso il cupio di soldi, però è anche vero che quello che c'è di buono nel No Future è, diciamo, la valorizzazione del godimento, no? Che poi appunto in Edelman viene estremizzato e si spoliticizza totalmente. Questo è sicuramente il lato negativo e più controverso della sua proposta, però appunto non si può rispondere alla moralizzazione imposta dalle politiche di austerità con una austerità, seppur caratterizzata in altro modo, che poi diventa speculare. Infatti appunto
quello che noi rivendichiamo sempre è la favolosità in contrapposizione all'austerità. E quindi, cioè, sono convinta che anche la pulsione di morte, volendo, può essere giocata poi contro la morte in qualche modo. L'importante è che abbiamo, credo, la capacità di proporre un immaginario che sia appunto di contrasto rispetto a queste costruzioni discorsive, proprio perché appunto, come diceva la Geri prima, abbiamo l'occasione di riuscire finalmente a, perché i tempi ce lo richiedono, a recuperare anche l'idea, diciamo, della rivoluzione in qualche modo. Quindi